Un tempo Cristo si era fermato a Eboli, oggi si è fermato a Battipaglia. Vi racconto una vicenda in cui purtroppo ci sono capitato io. Questa mattina abbiamo preso il famoso e famigerato servizio sostitutivo che permette di collegare il Vallo di Diano, di Salerno, con il Vallo di Diano. Il nostro treno regionale portava un ritardo di 10 minuti comunicato da Ferrovie dello Stato. Una volta arrivati alla stazione di Battipaglia, noi dovevamo prenderci il pullman, il servizio sostitutivo. Arrivati qui, una decina di persone, non abbiamo trovato nessun pullman. Ci sta questo che è fermo ma partirà alle 14, ma quello che doveva aspettare noi, la coincidenza, non ci sta. Chi dice che è già partito, chi dice che non c'è. Il problema è che non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione, nessun avviso e siamo fermi qui. Cioè non so come arrivare adesso, come arrivare nel Vallo di Diano. Quindi parliamo di collegamenti, di trasporti, ma la vera emergenza è questa, la mancanza di servizi che abbiamo le nostre aree. Quindi vi lascio immaginare uno che deve rendere da Salerno, che non ha i mezzi, come fa a tornare a Polla, come fa a tornare a Sala Consilina, resta qui fermo. Oggi mi sono trovato io, e questo è vergognoso, cioè perché senza nessuna comunicazione, due biglietti regolarmente pagati che da Salerno ci dovrebbero portare a Polla, dove c'è il pullman? Le persone adesso sono andate tutte quante in panico, chi ha chiamato un taxi, chi altro, cioè come facciamo per tornare? È vergognoso, veramente è vergognoso, siamo lasciati in mano a Cristo, quindi Cristo è fermato a Battipaglia, poi le aree interne, le aree nostre, niente. Scusate lo sfogo, ma veramente è assurdo, sono le 10 di mattina e stiamo un'ora a aspettare il pullman. Che fare? Non lo so.